Ciao a tutti amici di internet, bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un breve video in realtà, perché devo dire di non avere tanto tempo. Devo andare a scuola tra pochissimo e tra l'altro oggi ho l'ultima giornata della simulazione di seconda prova, quindi pregate per me. E sarà una tazza di tè con Vanessa, perché sì, mi sono fatta la mia tazza di tè caldo. Fuori c'è un tempo nel senso che non sta piovendo, ma c'è il cielo grigio. E lo sapete che questi video vanno filmati solo quando c'è brutto tempo. E perché in effetti sono anche un paio di mesi che non ne faccio uno. Comunque, per chi non sapesse che cos'è una tazza di tè con Vanessa, è semplicemente un video in cui io mi metto qua, bevo una mia tazza di tè, a volte non la bevo perché l'ho già finita, e vi parlo semplicemente di quello che mi passa per la testa, di quello che succede nella mia vita, e poi parliamo anche di quello che succede nella vostra vita. Insomma, è una cosa molto molto chat, ecco. Allora, amici di internet, qualcuno di voi mi ha chiesto come procede la preparazione alla maturità. Procede? Devo dire di non aver ancora realizzato bene il fatto che tra qualche mese io dovrò dare l'esame, perché è un esame che si aspetta così tanto durante il liceo che poi ti dimentichi che esista praticamente. Pensi sì, vabbè, è una leggenda metropolitana, in realtà non succederà niente alla fine di questi 5 anni, poi ti ci ritrovi, quindi Comunque sì, mi sto preparando, nel senso che sto studiando tutte le cose che stiamo facendo con attenzione, cerco di essere precisa, e sto anche preparando piano piano la tesina. Ho già fatto inglese, sto finendo storia dell'arte, poi passerò penso a storia, filosofia, insomma. Sto cercando di fare in modo di toccare tutte le materie più o meno mentre parlo, in modo da non aspettarmi troppe brutte sorprese, o comunque far vedere che ho cercato di allargare il più possibile il mio argomento. E per l'appunto il tema della mia tesina sarà la donna. Ho deciso di buttarmi in questa cosa, mi è venuta l'idea in realtà perché studiando l'impressionismo con storia dell'arte sono venuta a conoscenza del fatto che ci sono state tante artiste pittrici, quindi donne, che però sono rimaste un po' nell'ombra, perché comunque noi conosciamo grandi nomi ma sono tutti uomini, per strano, chissà come mai. Mentre invece ci sono state tantissime anche pittrici, scultrici, che sono rimaste un po' nell'ombra, e io volevo portare soprattutto queste figure femminili alla luce durante il mio esame orale, nel senso far conoscere anche alla mia commissione. Ora, io penso che in realtà, essendo tutti insegnanti, avendo tanti anni di insegnamento alle spalle, ne sappiano più di me, però non si sa mai, così giusto anche per curiosità, ecco, mi piacerebbe appunto fare la tesina su questo argomento, ci tengo veramente tanto. Io sono una femminista e non fraintendetemi, non sono una femminista estremista, non penso che le donne siano superiori agli uomini, che siamo più furbe, che siamo più intelligenti, no, io sono per la parità dei sessi. Il femminismo in realtà in origine era questo alla fine, ovvero volere la parità dei sessi, ovvero l'uomo non può avere più della donna, la donna non può avere più dell'uomo. È semplice, però al giorno d'oggi devo dire che questo termine è stato travisato tantissimo, e quindi adesso quando si parla di essere femministe si viene additate come quelle pazze che pensano di avere il mondo in mano. Sono molto contenta. Allora, dovete sapere che appunto la scorsa settimana ho iniziato la seconda prova, la simulazione della seconda prova, che da noi al liceo artistico non dura un giorno, bensì tre, perché durante quei 3 giorni noi dobbiamo sviluppare un progetto, ci danno una traccia, una richiesta e noi dobbiamo fare varie tavole, ecco, a volte è chiesto anche il modellino, insomma non è proprio semplice, quindi abbiamo 18 giorni, quindi 3 giorni da 6 ore. In quei 3 giorni noi dobbiamo iniziare e finire il progetto per forza. Io ero molto preoccupata, invece devo dire che nei primi 2 giorni ho fatto praticamente tutto. Infatti mi manca solo il definitivo e la relazione. In teoria la seconda prova doveva essere la scorsa settimana, tipo martedì, mercoledì e giovedì. Ma poi qua a Genova è venuta l'allerta neve. È stata una cosa molto carina. Ha nevicato un sacco e non me lo aspettavo, perché era un po' di tempo che non veniva una bella nevicata, ecco, c'è stata solo qualche spolverata negli ultimi anni, e quindi sono uscita nei giorni in cui è stata chiusa la scuola, quindi ci hanno sospeso la seconda prova, cose magiche, e abbiamo, insomma, mi sono vista con Simone, il mio migliore amico, abbiamo giocato nella neve, è stato molto divertente, abbiamo fatto anche qualche foto. E oggi è lunedì, niente più neve ovviamente, tutto sciolto, tutto tranquillo fuori, le temperature sono un pochino più alte e la cosa in realtà mi fa piacere perché mi congelavo dal mattino alla sera prima. E oggi si finisce questa seconda prova che mi ha messo un po' d'ansia, più che altro all'inizio, ma in realtà adesso devo dire che mi sono tranquillizzata e quindi spero che venga una cosa bella. Non so se poi ce la faranno portare via o cose così, o se la terranno loro. Ma nel caso foste interessati, visto che mi chiedete spesso di farvi vedere i miei disegni, potrei pensare di farvi vedere qualcosa. Un'altra cosa bella che ho fatto in questi giorni, l'altro ieri mi pare, sabato, ho acquistato una nuova pietra per la mia collezione. Voi sapete che io sono fissata con cristalli, pietre dure, cristalloterapia, queste cose qua. E ho comprato una pietra bellissima, aspettate, ve la vado a prendere.
Ta-da! Io spero che si veda bene, ma è tipo bellissima secondo me. È una calcopirite, quindi ha origini vulcaniche se non sbaglio, e ha questi riflessi, ma sono meravigliosi, sembra quasi una galassia. Non lo so, mi piace da morire, appena l'ho vista me ne sono innamorata, quindi l'ho dovuta prendere per forza. Questo sabato in realtà io e Thomas dovevamo andare in montagna nel nostro posto, è un posto bellissimo, ve l'avevo già fatto vedere nel video di Adventure, e volevo fare qualche ripresa anche lì e farvi vedere il posto, poi so che lì adesso c'è la neve, quindi deve essere veramente fantastico. Abbiamo dovuto rimandare per alcuni problemi tecnici, però questa settimana ci andremo di sicuro, sabato, e quindi pensavo di farvi qualche ripresa, sperando che vi possa interessare, piacere, e ovviamente anche qualche foto, perché figuriamoci se vado là e non scatto assolutamente nessuna foto. Quindi sì, che dire, sono un po' appunto in ansia per tutte queste simulazioni dell'esame, poi ci sono un po' di interrogazioni, verifiche in programma, la cosa un po' mi inquieta. Poi alla fine di marzo, il 27, ci sarà la simulazione della terza prova, che è l'incubo di ogni studente maturando. Però devo anche dire che, non lo so, sono molto positiva riguardo questo mese che sta iniziando in questi giorni. Non lo so, marzo è un mese un po' strano. Aprile devo dire che l'ho sempre odiato. Più che altro perché non mi passa mai aprile. Io aprile ho un crollo per quanto riguarda la scuola perché sono stanchissima di solito. Però spero che quest'anno non sia così o comunque lo sia in maniera moderata. Però questo marzo mi ispira a belle cose, quindi cercherò di fare in modo che sia veramente così. Ora, io in realtà dovrei iniziare ad andare, perché appunto devo andare a scuola e finire questa cosa. Però prima volevo dirvi una cosa. Noto con piacere che vi state iscrivendo al mio canale e mi scrivete un sacco, siete molto carini, veramente siete davvero gentili. Pensavo di fare un video un po' speciale nel momento in cui raggiungeremo i 5.000 iscritti, perché mi farebbe davvero piacere poter essere un pochino più a contatto con voi, nel senso conoscervi, parlare con voi, ecco, e non vedervi sempre come quelle faccine un po' ignote, un po' nascoste da un nickname, una cosa, e non conoscervi davvero. Ovviamente è impossibile conoscere ciascuno di voi per bene, vederci, fare cose, però pensavo appunto di fare un video, I Call You, mi è stato consigliato da una di voi, a proposito, ciao Damiana, ti mando un bacio. Perciò un video in cui voi mi lascerete i vostri numeri in privato, ovviamente, magari su Instagram, su Twitter, dove volete. Io poi vi chiamerò in un momento a caso, non so quando. E farò un video in cui parlerò con voi al telefono. La cosa mi mette un sacco in soggezione, tra l'altro, perché ho sempre ansia di fare queste cose. Però mi farebbe piacere appunto sentire le vostre voci e anche proprio avere appunto un rapporto, un qualcosa, un poter parlare veramente con voi. Nel senso, alla fine siamo persone, io sono dietro al vostro schermo, ma sono una persona come voi in carne e ossa. Perciò sì, fatemi sapere che cosa ne pensate. È una cosa che, aiuto, mi mette un pochino di ansia, però è un'ansia buona, quindi mi farebbe piacere alla fine farlo. Mi farebbe anche piacere in realtà iniziare a fare qualche diretta ogni tanto. Non sono molto brava in queste cose, tipo nelle live, non ne ho mai fatta una, però pensavo che potrei iniziare se vi potrebbe far piacere la cosa. E nulla, io adesso vi lascio e vi mando un bacio grande grande, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, e se è così lasciate un pollice in su e iscrivetevi al mio canale così non perderete i prossimi video. Se vi va mi trovate su Instagram, Twitter, Facebook e vi lascio tutti i link qua sotto. Un bacio grande a tutti.